Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale. Siamo nel 2024, quindi buon anno! Il primo video che filmo a gennaio 2024. Non poteva che non essere una collaborazione con Shein. Sempre per la serie Home and Living. Io adoro fare questi video e anche voi adorate guardarli, quindi si sta avvicinando a San Valentino e mi hanno chiesto di scegliere delle cosine un po' a tema San Valentino, ma in generale stanno facendo degli sconti speciali e specifici, quindi direi, bando alle ciance, vi voglio mostrare tutto perché il pacco è piuttosto grande. Qui c'è questo pacco enorme che direi di andare a spulciare insieme. Tiriamo fuori a caso cose random. Oh, c'è anche make-up. Io in passato ho fatto una sola collaborazione con Shein con dei prodotti Chic Glam. Ce li ho per esempio qui nella Makeup Collection, vi faccio vedere alcuni. Per esempio c'è un Lista Ready che è la cipria, ce l'ho traslucida, è di tutti i colori e quindi quando mi hanno messo la possibilità di provare altri prodotti Chic Glam. C'è questo kit labbra che si chiama Private Tour e sono tre lipstick liquidi che adesso noi andremo a swatchare, ovviamente. Quanto tempo è passato dall'ultimo swatch che ho fatto in camera? Troppo. Dovrebbero esserci diversi kit, diversi colori. Ci sono quelli sul rosso, quelli sul nude. Questi sembrano veramente spettacolari, anche perché non so se state vedendo, ora io spero di. Come faccio? Vorrei farvi vedere anche la scrittina She Glam. Comunque il packaging è molto curato per essere quelle che loro magari. Eccoci! La prima. No, non si è rotta, ok. Cioè sono bellissimi già a vederli e noi li andiamo a sbocciare subito perché sentiamo anche l'odore. Hanno lo stesso odore dei rossetti di Mulac. Non so se li avete mai provati. Allora, questa è la prima. Molto pigmentata. Bellissima, allora le metto tutte e tre. Allora, i tre colori dietro comunque hanno dei nomi, quindi ve li leggo. Li metterei in ordine di gradazione. Quello più chiaro, quindi questo qui, si chiama Damsel. Quello di mezzo si chiama Musing e l'ultimo si chiama Cosmopolitan. Li ho sbocciati tutti e tre sulla mano, sono tutti a base calda e l'ultimo, quello più scuro, mi sembra leggermente, ma probabilmente sul dorso della mano, magari mettendo un bel primer labbra sotto, risulta più omogeneo, anche se alle volte mi capita che dei rossetti liquidi non swatchano bene, ma sulle labbra vanno benissimo. Questi comunque sono i tre colori e penso che li adoro, sono i tre colori che utilizzo. Magari questi due di mattina e questo più la sera. Andiamo avanti. Ho preso due cose. Ci sono vestiti, make-up e anche qualcosa per i capelli. Ricordo, poi vi farò vedere. Questa è una cosa singola nera. Non ricordo cosa sia. Tanto ora insudicerò tutto perché non si stanno asciugando molto rapidamente questi rossettini. Facciamoli asciugare un po'. Allora, tu cosa sei? Ah, yes, questo l'ho pensato come sottogiacca per il blazer, proprio sia con un jeans e una sneakers, ma anche elegante con un pantalone per lo stile Old Money. È una maglia che è leggermente arricciata di lato, ha un collo a metà, tipo questo maglioncino, però più corto proprio ad altezza collo ed è smanicata. Quindi chiaramente una maglia estiva o da utilizzare come sottogiacca e l'ho pensata prettamente per il lavoro. Questa maglia, se mettesse a fuoco, invece mi piace un sacco. Mi piace perché è semplice, perché è delicata, perché la trovo versatile, perché non è una semplice canotta sportiva, ma questo colletto in questo modo la rende anche più elegante, quindi questa è assolutamente approvata. Quello più chiaro, ah sì, questo l'avevo visto, però credetemi, su questo ero tentennante perché mi piaceva tantissimo la foto sul sito, però non ero molto convinta dalle foto recensioni che trovavo giù nei commenti, quindi adesso vi farò la mia recensione. È un maglioncino molto particolare, questo ha anche il cartellino dove c'è scritto Shein Mod Vibrant Retro Fun. Pop 21 non raccolta carta. Allora, è questo maglioncino molto bohemian. Sento la carta. Perché? Perché Shein. Comunque ancora poi i rossetti devono asciugare. Molto bene.
Questo maglioncino leggermente crop, la sua fattezza è migliore di come l'aspettavo. Non mi convinceva al 100% l'idea di questi fiocchietti, però dal vivo sono più belli che in foto, posso dire. Ora sono un po' da stirare, sono dei fiocchiettini neri in velluto. Se stesi tutti, secondo me, potrebbe essere carino. Voi cosa ne pensate? È un po' borderline. Se uno volesse toglierli, non so come fare. Ah no, sono cuciti all'interno, quindi uno potrebbe, se fosse brava, scucirli, però poi diventerebbe un semplicissimo maglioncino. Voi cosa ne pensate? Questo per me è un po' borderline. Per quanto riguarda questo maglioncino, invece, continuo ad avere un'opinione contrastante. Non lo so se mi piace. Devo essere sincera, il maglioncino mi piace tanto, ma non sono sicura che mi piaccia come mi stia. Non so se rendo l'idea, guardo qui che ho lo specchio, quindi credo che questo lo potrete trovare molto facilmente su Vinted. Andiamo avanti, un'altra cosina nera. Ci sta che sia un'altra sorta di sottogiacca? Mi sa di sì. Non capisco. Ah, sì, però non mi ricordo come va indossata. Allora, praticamente dovrebbe essere la versione a maniche lunghe della maglia smanicata che vi ho fatto vedere all'inizio, ma posso dirvi che non mi sta per niente entusiasmando dal vivo. Allora, credo che mi sbagliavo anche per questa maglia. Adesso capisco perché l'ho scelta, perché una volta indossata questo effetto arricciato si mescola con il collo leggermente morbido ed è una di quelle cose che dici, se non le provi non ne capisci il potenziale. Adesso che l'ho provata mi sono ricordata subito della foto della modella, visto che lei la indossava, e ho detto è figa questa maglia, io la voglio. Adesso capisco perché. Credevo mi stesse larga, diciamo che non va a stringere proprio sul polso, è morbida, il tessuto è morbido, e contro ogni pronostico rispetto a quando l'ho scartata, credo che questa la terrò, perché trovo che sia una maglia che anche con un jeans e un mocassino può rendere l'outfit un po' più importante, anche con un orecchino più importante, semplice. Però comunque d'effetto col particolare di questa arricciatura. Voi che ne dite? Questo è un po' sbrilluccicoso, sento della carta, quindi togliamo la carta. Anche qui troviamo il cartellino, questo invece è Shein Bae. Ecco, ecco. Questa è una bella maglia sexy, come potete vedere è trasparentissima, quindi un bel un rossetto in pizzo nero, un bel reggiseno in pizzo nero e un body questo. Ed è leggermente, oltre ad essere trasparente, è leggermente satin. Non so se lo state vedendo, ma proprio pochissimo pochissimo. Credo che sia l'effetto della maglia a renderlo un po' sbrilluccicoso. È una taglia XS e spero mi stia bene, perché trovo che questo possa essere con un bel pantalone nero e un tacchetto o un mocassino, può diventare un sottogiacca o una maglia che impreziosisce un outfit tendenzialmente basic. Posso dire che temo che non rendano in video questi capi. Questo body non sono riuscita ad abbottonarlo, perché adesso sono un po' stanca, non ho tanta pazienza. Mi sembra forse leggermente piccolo per scendere giù, e come potete vedere viene fuori perché se mettessi un pantalone leggermente a vita bassa verrebbe fuori il fianco, un po' come si utilizzano. Io uso quasi sempre capi a vita alta o comunque medio alta, ma devo dire che trovo questa maglia estremamente sciccosa. Tenete presente che sotto al momento ho un reggiseno color nude, ho anche la collana al contrario, però vabbè, nessuno l'ha visto. Ho un reggiseno nude e non si vede, quindi io credo che sia veramente bella, 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 super approvata, e non me lo aspettavo. È una cosa che non c'entra nulla con San Valentino, o meglio, per chi magari già convive, dice ci siamo regalati tutto, oppure chi è fidanzato da tantissimo tempo, cosa gli posso regalare? Ho fatto un regalo ad Andrea, ma anche per me, ovvero un regalo da vecchio, io ve lo dico, l'ho detto, se volete andate avanti, è
che se funziona lo provo subito stasera perché con quest'umido sto impazzendo. Ah, qui dentro c'è anche il cavetto. Allora, aspetta, ve lo faccio vedere, ci sono le istruzioni e il cavetto. Ora vi spiego cos'è, giusto per farvelo vedere. È il, come lo spiego, massaggio cervicale, che può essere stretto. Qui al centro, ecco, lo state intravedendo, ha queste palline che si muovono. Di lato ci sono i pulsanti per regolare l'intensità, sono anche belli gommosi, belli importanti per mettere in pausa, per accenderlo e spegnerlo. Tu lo metti così, ce la faccio, qui, e ti massaggio. Quindi se funziona questa cosa, ragazzi, cioè, voi ditemi, so che è un regalo da vecchi, però per chi sa che o per se stesso o per il proprio partner soffre di aiuto, dolori al collo, alla cervicale o quando dovete fare un viaggio lungo. Cosa c'è qui dentro? Vedo una cosina chiara, bianca. Vediamo. Ah, se è quello che... sì, è quello che penso io. Questo è della linea Shane Cutie. E sento la carta. Qui sotto i cestini divisi per plastica e differenziato a carta, per questo mi vedete sparire. È un cardigan di un'eleganza e di un romantico, secondo me ora i bianchi andranno un po' a farsi benedire. È semplice, ma ha un dettaglio che lo rende molto sciccoso. Non so se vedete, qui ha i bottoncini che sono a forma di fiocchetto e questo fiocchetto è tutto brillantinato. Io l'ho trovato veramente, tanto poi ve lo faccio vedere indossato, ma per me è delicatissimo. Per la serie accoppiamenti strani e dove trovarli, mi sono accorta che del fatto che questo cardigan, molto bello, in realtà questi non sono dei bottoni, adesso ve lo faccio vedere da vicino, ma sono delle spille da balia e non sono riuscita a sganciarli per tenerli aperti, perché in effetti se tenessi aperti questi bottoni si perderebbe la bellezza del fiocchetto. Chiaramente con questa maglia credo che non stia bene, lasciate fare che giù ho la tuta, però credo che ci voglia qualcosa di... anche una camicia di jeans per andare a contrasto, però questo è l'effetto. E a me piace tanto, però non so se mi sta bene, quindi vorrei sapere il vostro parere. Non so se vedete, se adesso mette a fuoco, ma queste sono delle spille da balia. Ho provato a sganciarle, però non so se sbaglio il lato, ma non riesco a... forse no, nel primo sono riuscita, però sembra quasi cucito, quindi io direi di rimettere tutto al proprio posto. Qui dentro vedo cose di diverso tipo, vediamo. Allora, prendo l'ultima bustina perché poi vedo delle altre cose, sempre colore scuro. Diana, oggi, cioè in questo haul, sei stata super allegra. Un'altra cosa tipo brillantinata, sempre con questa carta. Ok, questo è un body, come quello che vi ho fatto vedere prima che aveva lo scolo importante, questo è un body che ha invece i bottoni dietro, completamente trasparente, sempre con questo effetto leggermente sbrilluccicoso. Ora, a me sembra leggermente grande, però magari è solo una percezione, un'impressione. Allora, contro ogni pronostico, sono riuscita ad indossare questo body, solo che non riesco ad abbottonare qui dietro i bottoni. E sì, sotto sono in tuta, quindi diciamo che stona un pochino, però voi fate finta che questo possa essere un bel pantalone. Devo dire che il fitting, it's not that bad. Io credo che in realtà mi piace, lo trovo molto sensual. Certo, sicuramente se riuscissi ad allacciare qui dietro sarebbe ancora meglio. E vedete questo effetto tipo lurex? Ecco, forse lo rende adesso così brillantinoso. Adoro. Oltretutto sotto in questo momento non ho un reggiseno nero, ma ce l'ho color nude. E non si nota tanto, devo dire che mi piace molto. Ok, già intravedo delle cose che voglio farvi vedere, ma le lascio alla fine. Questo secondo voi cos'è? Ah, ok, ho letto la descrizione, chiuso così. Questi dovrebbero essere dei pecciocchi con
Guarda, c'è scritto 24K Gold Eye Treatment, cioè dovrebbero essere dei patch occhi a base di oro. Ok, allora io questi qui non li vado ad aprire perché devo terminare quelli che ho all'aloe vera che avevo preso su Amazon. Sono i patch occhi che hanno la stessa identica forma di quelli che sto usando adesso all'aloe, solo che sono a base di oro e devono essere addirittura dice patch per gli occhi in oro 24 carati, sono 60. Volevo leggere quale fosse la descrizione, solo che siccome la confezione, il packaging è abbastanza riflettente, non riesco a leggere una cippa di lippa, quindi almeno la plastica esterna la devo togliere. Piccolo update, nel frattempo i rossetti stanno asciugando, sono un po' lenti, però ancora non sono del tutto asciutti, comunque ho messo tanta quantità che è molto più di quella che andrei a mettere sulle labbra. Anyhow, qui dice una eye mask da lasciare per 10-15 minuti. Ho trovato la descrizione. Prenditi cura di te stessa con oro 24 carati. Il nostro Slow Sunday 24K Gold Eye Patches aumenta l'elasticità della pelle, riduce le occhiaie, il gonfiore e migliora l'apparenza delle piccole rughette d'espressione. Rinfrescante, idratante, con collagene, e aiutano. Non si legge perché voi vedete che fa questo riflesso, ecco, quindi pensate di leggerlo dal vivo. E aiuto, dov'è? Aiutano ad ammorbidire la pelle per un look estremamente fresco. Ecco qui, non mi ricordo cosa sia, forse sì, dovrebbe essere un lipstick duo, sempre della linea Makeup, quindi Shiglam, forse qui c'era scritto, aspetta, Warm Nutmeg. Sì, questo dovrebbe essere un lipstick duo che ha da una parte la matita, dall'altro il rossettino, se non sbaglio. Yes! Ecco qui il packaging. Andiamo a vedere insieme. Allora, la matita è veramente importante. Io non so se voi vedete. No, sembrava molto più scura dal packaging. In realtà è un bellissimo nocciola, molto 90s, molto caldo. Ok, mi piace. Andiamo a sbocciare il rossetto. Il rossetto è troppo freddo. Credo che... Allora, questa è una combo super 90 vibes. Matita rossetto. Solo che il rossetto è troppo freddo, magari lo posso adattare con una matita più scura, più importante, e fare un ombre lips, però diciamo che questa tipologia di rossetti, di colore di rossetto, non lo prediligo, mentre invece la matita assolutamente sì. Abbiamo qui una scatolina azzurra con la scritta gold, solo gold. Sarà un accessorio? Apriamo insieme. Aspetta, perché c'è una... Sì, cioè... Questa la utilizzerò per gli occhiali da vista. Una pezzola per pulirlo. E dentro non sono inseriti, ma sono dentro una plastichina. Quindi il perché di tutta questa cosa non l'ho capita. Sono dei microscopici orecchini che devo tirare fuori per farveli vedere. Questi li voglio disinfettare e usare subito perché li trovo adorabili. Vedete questo microscopico punto luce? Per chi ama anche un secondo, un terzo buco, secondo me questo è perfetto. Bellissimo, delicatissimo. Io li ho andato ad applicare comunque sui lobi perché mi piace questa tipologia anche di orecchini punto luce, molto delicati, belli, belli davvero questi. Un paio di scarpe, sicuramente. E qui preparatevi perché io le ho prese perché sono bellissime, ma sicuramente non mi vanno perché ho scoperto di avere il piede più piccolo della taglia 35 da bambina, delle scarpe chiuse, quindi figuratevi quelle aperte. Il mio piede misura 22 cm e queste temo che siano più di 22 cm, però con le scarpe di Shein io mi trovo benissimo. Ne ho vendute, ne ho comprate proprio ancora prima di iniziare a collaborare con Shein, ne ho vendute tante e tutti si sono sempre trovati benissimo. Cioè guardate la bellezza di questa scarpa, guardate la bellezza di questa scarpa. Il dettaglio, la raffinatezza, elegantissimo, il tacco proprio
alla moda come si utilizza adesso, non troppo alto, non troppo basso, poi comunque con l'elastichino. Ci sta che io riesca a sfruttarla. Mi sembra anche che abbiano una sorta di finto memory foam, che comunque è un valore aggiunto, però ditemi se non sono veramente bellissime e fatte bene. Io ve lo dico. Così come le vedete, le troverete sicuramente su Vinted. Il mio nickname è Oriana underscore Mika. Se volete fare un salto e comprare dal mio armadio, fate pure perché tanto lo sapete. Immacolate, esattamente così come le vedete, ve le metto lì e ve le potete accaparrare. Allora, prima di prendere l'ultima cosa, che è l'accessorio per i capelli, vorrei capire cosa è questa. Molto leggero. E non ho portato nulla. E io non capisco cosa sia. Ma è normale questa cosa che io non capisco cosa sia? Questo me lo metto su Vinted, esattamente così come. Perché quando l'ho fatto vedere ad Andrea, io ho detto: guarda, ho preso un vaso di design bellissimo. E lui: no, non lo voglio. È un vaso a forma di cuore. Ma cuore a livello di organo, non cuore a livello di rappresentazione iconografica dell'amore stilizzata, quindi il cuoricino che conosciamo tutti o quello che fanno i coreani, così insomma, non è un cuore normale, l'organo, il nostro organo, come è il nostro cuore, e ha i buchi all'interno dei quali poter mettere i fiori. Solo che Andrea mi ha già detto quando io l'ho fatto vedere: guarda cosa ho preso, mi ha detto no, non lo voglio. Ormai mi arriverà, quindi non posso esporlo in casa. Vi posso dire che i dettagli dal vivo sono davvero sorprendenti. Provo a fare un close up, ma essendoci il colore bianco, temo che sia abbastanza inutile, però spero che stiate cogliendo la bellezza dei particolari. L'imballaggio è strepitoso, però come potete vedere, ve l'ho mostrato, vola polistirolo, lo rimetto qui dentro. E chi se lo vuole accaparrare lo trova su Vinted e potete prenderlo. Bene, io direi di andare all'ultimo, last but not least. È una cosa che mi ha incuriosito da sempre, ma non ho mai preso. Voi lo sapete che io provo tante cose per i capelli, ve l'ho portato anche sul canale e ne arriveranno delle altre che ho ordinato su altri siti. Datemi tempo, sto aspettando che arrivino. Qui c'è la prima. Ta 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 ta. Questo qui viene stasera non riesco a parlare, ragazzi, non ce la posso fare. Ritmo cateno. Questo è il ferro per capelli chiamato, almeno io lo chiamavo così, per fare le onde alla Belen. Non so se vi ricordate, anni fa lei utilizzava, aveva fatto anche una collaborazione con la Bellissima di questo ferro per capelli. Oh mamma, è enorme. Ok, dentro ci sono le istruzioni. E sicuramente avrete capito qual è. Per me è veramente gigantesco. Cioè, oddio, ragazzi. Parliamone. Cioè, è grosso quanto la mia faccia. Quanto mi vengono grosse le onde. Praticamente fai così, ci metti la ciocca e poi ti dà questo movimento ondulato per fare le onde come se tu avessi fatto una treccia. Non l'ho mai provato, ma l'ho sempre voluto provare. Volete che lo proviamo in video? Faccio un first impression? Fatemelo sapere nei commenti. Sembra che devo menare qualcuno, che devo fare un toast sulla piastra. Dimenticavo che c'è un altro prodotto. È un prodotto basic, ma deve essere menzionato. Questo qui è sempre della linea Chiclem ed è un High Affinity Waterproof Eyeliner. È un eyeliner in penna, sostanzialmente. Siccome io sto utilizzando da un paio d'anni quello di Catrice, che prendo sia su Nutino sia su Amazon, dipende dove lo trovo che costa meno, e quindi ho iniziato a riutilizzare l'eyeliner. Io stasera impedita, più del solito evidentemente, perché questo lo provo già domani mattina, quindi voglio provare il tratto con voi. Un semplicissimo eyeliner in penna, vediamo come scrive. Se Oriana, poi se ce la fai a centrare. Uè. Nerissimo, porca miseria ladra, porca miseria se è nero, nerissimo.
Sono veri, veri, veri contenta. E dicevo che, a parte questo prodotto che avevo dimenticato, che sono curiosissima di provare tutto perché trovo che sia tutto meraviglioso, così come il massaggio a collo. Fatemi sapere se l'avete puntato anche voi, eh. Perché tanto giù nei commenti voglio sapere cosa ne pensate. E nell'info box io vi lascio il link di tutto quello che vi ho mostrato e in più anche il codice sconto non affiliato. Quindi se volete risparmiare, dovete fare dei regalini, vi volete fare un regalino. Fate tutto voi perché tanto io non ci guadagno nulla, è soltanto per voi. Diciamo che sono entusiasta di tutto, però forse ho scazzato con i vestiti, ma ho compensato benissimo con tutto il resto. Tutto il resto. E date un'occhiata comunque al mio Vinted perché lì troverete tantissime cosine. Bene, ragazze e ragazzi, io vi ringrazio tantissimo se siete arrivati a questo punto. Vi mando un enorme bacione. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi aspetto nel prossimo video. Ciao!